sei una giagadiscia, o sai perché, o sai perché. Arriva noi la forza che ci unisce. Siamo qui in presidio da circa 8 giorni perché abbiamo aperto una vertenza con l'azienda, in quanto l'azienda è da circa alcuni mesi che non riconosce le retribuzioni mensili ai lavoratori. Non solo, ma da una comunicazione redatta e a noi pervenuta ha manifestato l'intento di aprire una procedura di cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività. Questo ovviamente ha posto le organizzazioni sindacali, i lavoratori tutti, a manifestare il loro dissenso rispetto a questa politica aziendale che ha inteso intraprendere il nostro titolare, Francesco Ferdinando Levi. Siamo dei dipendenti della Telecontrolli, il nostro datore di lavoro, Francesco Ferdinando Verolino, ex consulente nostro. Non ci paga i contributi Cometa da 2 anni e mezzo, non ci dà lo stipendio, non ci dà i ticket dal mese di gennaio e in più il 9 luglio ci ha presentati una carta dicendo che lui ha presentato la cassa integrazione straordinaria per cessazione attività. Vai. Allora niente, un po' spiegare la situazione insomma, aziendale qua della Telecontrolli. Praticamente sono circa 2 anni e mezzo da quando la nuova proprietà si è insediata in questa azienda e praticamente stiamo subendo un'escalation insomma, di abusi. Uno fra tutti, la prima insomma, appena è entrata, quella di posticipare di 15 giorni lo stipendio. E questa è stata la prima, insomma, che già ti fa capire più o meno insomma, l'andazzo qual è. Poi man mano insomma, quella di i contributi al fondo Cometa e quindi non versati. Veramente questa comunque già era una situazione antecedente alla loro proprietà. Però comunque lui ha continuato su questa scia. Praticamente insomma, sono 2 anni e mezzo insomma, che Cometa non ci versa i contributi. Poi insomma ultimamente da circa 6 mesi non ci versi i ticket, da 2 mesi che non ci paga lo stipendio e questo è un po' tutta la storia. Mi sono trascurato e mi ritrovo qua, dov'è lo Stato? Qui non ci sta, mi sento umiliato, vi voglio dignità. Insomma continue modifiche all'apparato insomma, aziendale, a livello insomma, organizzativo, insomma, strutturale, l'insediamento di un'altra azienda nella nostra azienda. Insomma, tutte cose insomma, che messe in una pentola, insomma, pronto per scoppiare, infatti è scoppiato. Praticamente siamo circa da 10 giorni qua fuori, perché non ci paga lo stipendio da 2 mesi e mezzo. Lui il 9 luglio precisamente ha emanato un comunicato dove dice che l'azienda è in chiusura per cassa integrazione per cessata attività. Quindi dal 9 luglio adesso siamo in questa situazione, abbiamo fatto un presidio permanente pure là fuori all'azienda e siamo qua proprio per interagire anche con le autorità per portarla a un tavolo di discussione per vedere insomma qual è il nostro futuro. Stringiamo